Grazie Presidente. Come rimarcava bene il consigliere De Priano, il centro culturale del Samorante era, diciamo, in assenza di vita dal 2015. Segnalo che nelle previsioni di bilancio 2016 fatte dai commissari prefettizi all'interno di cui questa amministrazione si è mossa non c'erano risorse allocate per la gestione del centro culturale del Samorante né previsioni, come diceva lei, di gestione delegata attraverso strutture dell'amministrazione capitolina. È utile forse sapere che tra le primissime sopralluoghi fatti da me nell'autunno dello scorso anno ce n'è uno fatto al centro culturale del Samorante. Noi abbiamo costruito un percorso, torno un attimo indietro, condivido pienamente la valutazione della rilevanza del centro culturale del Samorante per quel quadrante, un quadrante in cui peraltro segnalo non si è sviluppato il sistema delle biblioteche pubbliche che, come credo ormai chiaro, è considerato da questa amministrazione, diciamo, lo strumento essenziale, strategico per la diffusione dell'attività culturale sul territorio. La mia opinione è che il sistema utilizzato in passato, cioè dell'affidamento a Zetema della gestione in modo più o meno ordinato e disordinata di servizi di attività culturali, no, laddove c'era incapacità di intervenire con altre istituzioni, fosse un sistema che da un lato generava e ha generato una espansione dei confini della società fuori dalla prestazione dei servizi che sono quelli che sono propri, no, per statuto e che peraltro sarebbero oggi in parte incompatibili col testo unico delle partecipate, e dall'altra parte una difficoltà nel creare quel livello di integrazione tra i diversi sistemi culturali a cui l'amministrazione capitolina dà indirizzi. Dunque, nell'operazione di riordino che noi abbiamo intrapreso con prima la delibera 126 di giunta comunale e poi le revisioni dei contratti di servizio, che prevede un riordino delle competenze interne, quindi senza che corrisponde a criteri, diciamo, di omogeneità, di pura razionalità, non abbiamo visto in Zetema lo strumento per risolvere questo problema, abbiamo di volta in volta cercato di individuare laddove, no, il centro principale di competenze esistenti potessero essere esercitate dal punto di vista della programmazione e sulla base di quello poi istruire i servizi tecnici e supporto. In questo caso, alla luce della considerazione che facevo anche in precedenza, cioè che quella zona è una zona in cui la rete delle biblioteche civiche non è presente e peraltro non ci sono neanche librerie, no, commerciali, noi abbiamo individuato nell'istituzione biblioteche il perno per la realizzazione di un progetto di gestione sul territorio del complesso del centro del Samorante che veda ovviamente in attiva compartecipazione l'associazionismo del territorio e, per quanto riguarda lo spazio che ha una funzione teatrale, una relazione ovviamente con il Teatro di Roma attorno a cui abbiamo, peraltro ripercorrendo strade che in qualche modo originariamente erano state pensate, rimesso in ordine il sistema di relazioni con gli ex teatri di cintura. Come sapete è stato pubblicato di recente il bando per la riassegnazione dei tre teatri di periferia, questa volta però appunto a cura del Teatro di Roma nell'ambito di questo rapporto. Scusate, silenzio in aula per favore. Dunque, noi dopo questa serie di valutazioni, avendo anche messo a disposizione del municipio la possibilità di svolgere attività temporanee come avevamo fatto nel caso del Cine Aquila, con però delle difficoltà tecniche derivanti dal fatto che non tutta la documentazione sullo stato di fatto dei fabbricati è disponibile a seguito anche di queste transizioni, no, plurime che sono state fatte dalla progettazione in poi. Abbiamo fatto un sopralluogo il 7 giugno di quest'anno con municipio e istituzione biblioteca, ad esito di cui è cominciato un processo di carattere formale che vede l'istituzione biblioteca nel soggetto dinamicamente proponente un progetto di gestione del centro del Samorante.
Per questo abbiamo anche costituito delle eventuali riserve limitate per interventi di messa a norma, no, impiantistica, ove questi fossero necessari, che riguardano sostanzialmente l'assenza di documentazione, ed è partito un percorso di approfondimento rapido, come abbiamo fatto sull'Aquila, per la verifica, la ricostruzione del set di documenti che sono sparsi, si sono sparpagliati nel corso degli anni nei diversi angoli di questa amministrazione. Abbiamo convenuto col municipio che questo fosse l'iter, c'è stato uno scambio di corrispondenza tra gli uffici centrali e il municipio, a cui il municipio ha risposto con adesione. A questo punto siamo nella fase di definizione delle modalità a cui l'istituzione biblioteche possa svolgere funzioni di coordinamento, non sto parlando di gestione unica, ma di coordinamento delle attività del centro Elsa Morante, ovviamente immaginando che all'interno del centro culturale Elsa Morante, che appunto, come lei dice giustamente, non è solamente un teatro, è un centro complesso, ci si possono svolgere attività teatrali e di spettacolo dal vivo, però avendo un presidio permanente che è costituito dall'istituzione di una biblioteca civica del Polo. Segnalo peraltro che la parte di arena cinematografica richiede un intervento di messa a norma, perché successivamente alla sua realizzazione sono state modificate le norme che riguardano la sicurezza pubblica nei luoghi di spettacolo, pertanto la struttura attuale non corrisponde più alle norme intervenute successivamente alla realizzazione, c'è la necessità di fare un intervento di messa a norma, per cui vanno reperiti i fondi in investimento, ha fatto una progettazione. Consigliere Diaco. E io credo di aver illustrato la materia. Il nostro obiettivo è di giungere alla definizione del progetto di gestione nei termini in cui dicevo, entro la fine del corrente anno, in modo da poter riaprire in via definitiva il centro Elsa Morante al più presto, per le ragioni di necessità che anche lei, consigliere, sottolineava. Grazie.